Beppe Grillo non è né leghista, né razzista, né xenofobo, è cialtrone, molto semplicemente. E siccome lui la cittadinanza italiana ce l'ha dalla nascita, ha pensato che facesse ridere dire che è un problema secondario, che distrae gli italiani a occuparsene. L'idea di questa campagna è quella appunto di spostare in qualche modo il nostro ordinamento dall'una all'altra famiglia, quindi da questa famiglia degli ius sanguinis a quella degli ius soli, che riconosce la cittadinanza perché c'è un legame con un territorio, quindi perché si nasce su un territorio si è cittadini di quel paese. Nel mio caso io sono figlia di Eritrei, milanese. Sono una cittadina italiana dalla nascita. Mia madre è italiana, mio padre è arabo-palestinese. Diritto di cittadinanza, perché nel termine stesso sta la risposta, un diritto. Un diritto che non deve discriminare, un diritto che spetta a tutte le persone che in questo paese nascono e crescono, ne fanno parte e contribuiscono a farlo crescere e migliorare. Il ministro Cancellieri ha affermato che sarebbe prematuro avere un tipo di normativa appunto che riconosca la cittadinanza per il solo fatto di nascere sul territorio italiano, e perché questo potrebbe farci correre il rischio che chiunque, qualsiasi donna in gravidanza, possa prendere un visto per turismo, passare di qua, partorire un figlio e quello è cittadino italiano. Dal punto di vista giuridico invece è un'inesattezza. Perché? L'iniziativa popolare che viene proposta non prevede che si diventi cittadini italiani per il solo fatto di nascere sul territorio italiano, pur essendo una legge avanzata, quella che viene proposta, forse tra i più avanzati in Europa, richiede che almeno uno dei due genitori abbia un permesso di soggiorno da almeno un anno, e questo quindi non comporterebbe quel rischio di cui la Cancelliere appunto si faceva bandiera.